Il 19 settembre del 2021 parte la peregrinazione della reliquia della camicia insanguinata del giudice Rosario Livatino come iniziativa nella diocesi di Agrigento. Da lì comincia, in maniera inaspettata, comincia tutto un fervore, una richiesta da parte delle diocesi, ma non solo da parte delle diocesi, ma anche dalle università e dai luoghi istituzionali in tutta Italia. Per cui ci siamo ritrovati a girare in giro per l'Italia e in maniera particolare abbiamo fatto attenzione ai luoghi dell'istruzione. Dalla scuola primaria alla scuola secondaria, ma in maniera particolare il nostro interesse è l'università, perché la figura del giudice Livatino, al di là dell'essere un magistrato, parla a chiunque si trova in formazione, ma proprio per la sua vita, per come ha vissuto la sua esperienza terrena, per come ha vissuto la sua dimensione culturale, la sua esperienza culturale. Rosario si è formato in maniera eccellente, ma non perché doveva essere il primo della classe, ma perché dovendo lavorare con la mafia, nella sua idea c'è più cose riesco a conoscere io, meno cose mi metteranno in testa gli altri. Allora, diventa importante per i ragazzi che si formano all'università e in questo luogo in maniera particolare dove ci troviamo, far comprendere che lo studio non è fine a se stesso, ma lo studio prima di tutto serve a noi ad acquisire capacità, acquisire una capacità intellettuale per poi metterci a servizio degli altri e quindi liberare noi per poter liberare tutti gli altri.